mente limpida e pura, che forse per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me. Spegni adagio la luce, la sua bocca o sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo. Pace nella memoria, pace di tutto, pace di niente, alla faccia del teleudente. Faccia di questo o faccia di quella, faccia di diva, faccia di attore, faccia di lupo, faccia di villa, faccia di baudo. E chi ha bisogno di soffrire, con questo sai che cosa fa, per ascoltarti quando stai per gorgheggiare. In via dei Ciclamini a 123 la gente fa la coda, vuol l'autografo da me, e poi tutti mi chiedono di ricantare ancora le solite canzoni che fanno bene al cuor. Io non capisco, Manfredi, che gira film impegnati, se con tu sketch Carcagnati vuoi fare un grande ognuno ha il diritto di vivere come può, per questo una cosa mi piace e quell'altra no. Se sono tornata a te, fantastica Loretta Loggi, altro applauso virtuale per Loretta Loggi. Ma però, riguardo alla solidarietà di pubblico, in questi casi veramente fa soffrire. Va bene, senti, però dobbiamo pensare che salvaguardiamo noi e salvaguardiamo assolutamente, lui. Assolutamente, fate distanza di sicurezza, vorrei abbracciarti per farti gli auguri. Allora faccio per farti così, gli auguri, faccio così, ti faccio gli auguri. Ma 70 anni, portate una bambina, 70, guarda, una bambina. Beh, insomma, bambina, dai, no. Però, una ragazzina. Però posso dirti, io questi 70 anni non me li sono caricati tutti insieme, cioè non mi sono arrivati tutti addosso all'improvviso. Uno per volta, eh? Uno io per volta, sì, sicuramente. Un po' per volta mi sono abituata a diventare grande. Mm-hmm. E a che età sei diventata grande? Credo intorno ai 50, perché io sono del 1950, no? E nel 2000 ho fatto 50 anni e dicevo, vabbè, la mia vita è finita, c'è la fine del mondo, dicevano tutti che sarebbe finito il mondo, che ne sapevo che a 70 poteva arrivare una cosa come il Covid e diventare davvero un problema? Vabbè. Chi l'avrebbe mai detto? Però me lo sono goduti tutti questi anni. Li ho riempiti di amicizie, di amore, di esperienze, di curiosità, e quindi mi ci sono preparata piano piano e c'ho un bel bagaglio dietro. Guarda questo titolo del Messaggero. Non vivo di ricordi, anzi ora vorrei un format mio. Che ti piacerebbe fare? È molto difficile, l'unica cosa che non vorrei fare sarebbe uno spettacolo autocelebrativo. Io penso che quello che ho cantato a 30 anni, la famosa maledetta primavera, che oramai fa parte veramente del mio biglietto da visita, prima voce, maledetta primavera, poi anche le imitazioni, non mi va di cantarla dopo 40 anni. Tu pensi che io, nonostante studi canto e mi alleni, cioè, possa avere la voce di quando avevo 30 anni? Sarebbe stupido. Perché? Io vorrei fare una cosa al passo con i miei tempi. Quanti anni ho? 70. Voglio fare una cosa che sia adatta a me, a quello che sono capace di fare ora. E quindi una cosa che nasca su di me. E quindi? Ah, beh, non lo so, questo devono pensarci gli autori. Ma tu hai detto qualche no? Io ne ho detti tantissimi, Bruno. Non mi sono mai pentita, forse uno soltanto quando mi ha proposto una joint venture Bibi Ballandi. Sto parlando degli anni 90, quindi ancora prima di Fiorello. C'era stato solo Dalla Morandi,
E io, siccome ho paura delle briglie, ho avuto paura di dire sì, perché ho detto forse mi troverei costretta, magari proprio per rispetto a chi vuole gestire a livello manageriale la mia vita e il grande Bibi, ho detto magari mi trovo costretta a dire sì a qualcosa che non voglio fare. Così sono rimasta un cane sciolto, diciamo, un cane sciolto. E l'ultimo no? Beh, l'ultimo no è stato, per esempio, per uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in onda stasera. Oggi, per i tuoi 70 anni. Sì, per i miei 70 anni, che mi aveva proposto Rai 1 e che io ho rifiutato sentendomi assolutamente onorata, prima di tutto, gratificata, però nello stesso tempo ho detto mi metto a ricordare quello che ero, no, io voglio sapere quello che sarò. Devo ancora imparare un sacco di cose. Mamma mia. Allora, torniamo indietro di qualche mese. Sì, bravo. Vediamo sì. Con un altro grande imitatore, con Aliero Loschese. Avevi 23 anni. Sì, li ho fatti proprio durante la trasmissione. Carlo? Ne, Carletto? Eccolo che arriva il tuo bambino, il principe della cinematografia d'oltreoceano, eccolo. Oh, senti, Carletto, ti sei ricordato di comprare i giornali, amore? Ma naturalmente, sono in trattative per comprare il New York Times. Uè, ma c'è quel ruscone lì che non si leva di mezzo, e allora? Amore, sì. Io intendevo dire i giornali in edicola. Ah, ho capito. Hai capito? Sì. Perché stasera viene onda una trasmissione in televisione con, come si chiama, Noschese e quell'altra, la Goggi. E allora Senfu, ecco. Mi sparo. E allora no, caro, non c'è niente da spararsi, è che questi qui faranno senz'altro la nostra imitazione. E io sono stufa di essere imitata tutte le volte. Allora no? Sai cosa faccio? Mi compro tuttavia Teulada, così blocco la cosa. Tanto uno stradone per far giocare il Cipi in bicicletta ci serviva, permetti. Senti, caro, allora visto che vai lì a Teulada per comprarla, sì. Fermati a comprare anche due o tre peli di cincilla, perché ho finito gli strofinacci per la cucina. Bene. Allora si poteva anche scherzare. Ma, così. Ricordi Gigi Proietti che faceva il gatto Silvestro? Certo. E tu che facevi? Io facevo Titti. E come facevi Titti? Mi è sembrato di vedere un gatto. Ce l'ho ancora quella vocina, vedi? Sì, vedi. Non fumo più perché. Lo vedi che no, c'hai la vocina di allora. Non fumo più. Fai bene, fai molto bene non fumare più. Ho smesso quando si è ammalato Gianni e quindi ho smesso per lui. Poi parleremo anche di Gianni, sì, che è stato certo. Un pilastro della tua vita. Adesso però andiamo molto prima di Gianni. Quando tu avevi 14 anni. Oddio. Che hai fatto tu a 14 anni? No, ne ho fatte non talmente te lo tante. Non no, dico, a 14 anni, I Miserabili. Ah, è andato in onda che avevo 14 anni, sì. Però l'ho girato prima, sì. Quindi sì, a 13 sì. L'avrei cos'è? Girato. Sì, vediamo. Sì. Buongiorno. È carino qui, ma ora dovrò spazzare. Dov'è la scopa? No, piccola, non occorre. Grazie. Signor, come dovrò chiamarvi? Madame mi ha detto tante volte di chiamare signor padrone il signor Thénardier quando gli parlavo, ma io non gli parlavo mai. Volete che vi chiami signor padrone? Ma no, io non sono il tuo padrone. No. E allora come dovrò chiamarvi? Soltanto signore? Vorresti... Forse non ti dispiacerebbe di chiamarmi papà? Va bene. Cosa faccio adesso? Gioco un pochino, papà?